fragoline. Questa è una nuova ricetta. Ovviamente proviamo a fare i vermicelli un po' strani che sono questi. Non so se avete presente, se l'avete già visti nei supermercati li trovate. Per cui volevo provare a fare questi che li avevo già fatti ed erano buonissimi. In teoria puoi mettere anche la carne, tipo il pollo, così c'è almeno. Secondo me è più buono anche col pollo, solo che io non ce l'ho, allora lo facciamo le verdure, per cui facciamo solo carote e zucchine. Infatti gli ingredienti sono facilissimi. Allora, gli ingredienti sono due carote, due zucchine e ovviamente i vermicelli, che questi qui sono 250, ce ne basta solo una fila, per cui è facilissimo. Iniziamo a accendere. Allora, la preparazione è accendere e far bollire l'acqua con io ho messo un po' troppo sale, mi sono resa conto dopo. Infatti pochissimo sale solo nella pasta. Poi mettiamo due cucchiai d'olio e adesso tagliamo. Ovviamente serve anche la salsa di soia, che è questa qua, serve per condire le verdure senza usare il sale. Solo la pasta ci vuole il sale, cioè questa qua. Allora, è facilissima, tagliamo le zucchine e le carote a filettini con queste, con questo qua. Vi faccio vedere. Allora, tirate via ovviamente la buccia e ovviamente in tutte e due. Poi dovete tagliarli sottilissime, solo che io questo coso qua non va bene perché li fa troppo sottili, cioè così. Comunque dovrebbero venire così, ma un po' più grossi. Io ovviamente l'ho tagliati così col coltello e dovrebbero venire praticamente così, per cui io adesso li taglio col coltello. Voi se ce l'avete, quello per le patate è ancora meglio, così ve le fa così, ma non sottilissime, perché sennò non va bene. Continuo a fare tutte e poi le mettiamo nella padella e le lasciamo andare per cuocerle. Ok, dopo aver tagliato, le mettete in pentola e le fate andare con l'olio. Dovete far sì che la verdura risulta morbida e ovviamente non cruda. Dopo che sia morbida, diventata cotta, aggiungiamo la soia. Io l'ho tagliati così, voi potete tagliarli come volete, ma se riuscite a tagliarli sottili è ancora meglio. Per cui adesso li facciamo cuocere. Intanto la pasta già pronta, cioè nel senso ci vuole un minuto per cuocere la pasta, però prima facciamo questi e poi mettiamo la pasta. Li facciamo andare, quando sono pronte aggiungiamo la soia e ci vediamo dopo. Ok, dopo che abbiamo messo la pasta dentro nell'acqua, ci voleva un minuto, l'ho messa dentro alla verdura che ovviamente ho condito con un po' di soia, 2 cucchiai, se ne volete ancora di più aggiungete altri 2 cucchiai. Questo è il risultato, mancherebbero 2 o 3 ingredienti che non ce li ho, che in teoria dovrebbero essere fondamentali, però vabbè, io la faccio così, è buona lo stesso e praticamente io la faccio così ed è molto buona. Se la volete fare così, fatemelo sapere come vi è venuta, se no la vera ricetta ve la farò prossimamente, originale ovviamente, questa è quella che faccio io. Niente, buon appetito e spero che questo
questa ricetta vi sia piaciuta. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, attivate la campanellina per essere aggiornati con i nuovi video che usciranno sul mio canale. Seguitemi anche su Instagram, che così vedete anche sia le ricette, tutto quello che faccio piano piano. Per cui vedete tutto anche su Instagram. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora, germogli, questi sono fondamentali per fare la pasta, che se non sbaglio sono, allora, fagioli mungo, germogli, fagioli mungo si chiamano. Questi qua, vermicelli, qui c'è scritto uno per una persona, per cui dipende quante persone siete, e la salsa di soia che ovviamente va condita, soia che va condita per la pasta. Poi le Se non accendi l'acqua. carote, ma ci vogliono 2 secondi. Non deve bollire. Sì, ma anche se Deve bollicce. anche bollire. Comunque, 2 carote e in teoria 2 zucchine che varranno ovviamente così. Dovrebbero essere così a filino. Che c'è, lo vedete qua nelle immagini, dovrebbero essere più o meno così. Per cui facciamo bollire la pasta e in padella mettiamo le carote e le zucchine, le facciamo andare. Quando sono cotte, Un'altra. mettiamo questo. Sì. Prendi quella grande, mettiamo questo qui dentro e quella. Dopo la pasta la condiamo con questo. Per cui questo è il procedimento. Comunque, noi li teniamo così, però dovrebbero essere un po' più grosse, sinceramente. Sono quasi corti. Allora, Cosa poste c'è? così, sottilissimo. Fatti bolle. Mettiamo dentro. Praticamente stare dentro nell'acqua e dopo 2 secondi, cioè 2 secondi, dopo 2 minuti è pronta. No, Un po' di badaglio, non riesco proprio. metà. Nel 2020, allora gira, Li puoi gira. lasciare fuori, non so. Devo fare Una volta aperto, non so. soia perché va condita senza mettere il sale. Questo qua è già col sale, per cui se ne mettiamo ancora un pochettino. Falli cadere, vedi. Finito.
il risultato è questo. Pasta vermicelli di cinese o giapponesi. Cinesi e giapponesi più o meno, è uguale. Sono italiano. Comunque sono pasta alle verdure. Mi viene in mente il nome. Vabbè, comunque questa è la ricetta. Ed è fatta così. Buon appetito. Ovviamente il like.